ad un nuovo appuntamento con la voce del Consiglio, la trasmissione istituzionale a cura della redazione di RTV 38 che si occupa dei principali temi trattati dall'Assemblea Toscana. Una puntata questa dedicata alla memoria per non dimenticare l'orrore della Shoah e l'orrore di tutte le guerre. La seduta solenne del Consiglio regionale che si è celebrata al memoriale di Auschwitz a Firenze proprio per sottolineare l'importanza di conservare la memoria con gli interventi del Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo e del Governatore della Toscana Eugenio Giani. Vediamo. È un sentimento di preoccupazione quello che è stato espresso dal Presidente del Consiglio regionale della Toscana Antonio Mazzeo in apertura della seduta solenne dell'Assemblea convocata al Memoriale Italiano di Auschwitz a Firenze per celebrare a qualche giorno di distanza la giornata della memoria. Preoccupazione per il vento di antisemitismo, di nazionalismi crescenti che spira in tutta Europa. La Shoah non è stata un destino, ha detto Mazzeo, è stata una scelta che ha cambiato la storia del nostro paese. Abbiamo voluto ricordarlo in un luogo simbolo per Firenze, per la Toscana, in un luogo in cui si ricordano attraverso le parole e le immagini quanto orrore sia stato compiuto dal regime nazifascista. I campi di sterminio, tutte le violenze subite dalle comunità ebraiche, dai rom, dai gay, le deportazioni, milioni di donne e di uomini uccisi barbaramente. E noi abbiamo un compito, oggi che purtroppo i testimoni della memoria sono sempre meno, di diventare noi amplificatori di memoria, di fare in modo che questi luoghi siano sempre più visitati dalle nostre scuole, dalle studentesse, dagli studenti. Ho salutato, appena arrivato, Renzo Montini. Sono felice che Renzo sia insieme a noi. Renzo ha 96 anni, a 15 anni è stato deportato nel lager di Mauthausen. Ho stretto la mano di Renzo e ho ancora la pelle d'oca. A lui ho detto che noi ci prendiamo la responsabilità, quando la sua parola non ci sarà più, di continuare a raccontare quello che lui e altri hanno subito. Iniziative come queste servono esattamente a questo, non voltarci dall'altra parte, ricordare che la libertà è un dono prezioso che siamo riusciti ad avere perché donne e uomini hanno donato il sangue per noi, e lavorare davvero per costruire le condizioni che tutto questo non accada più. E quali sono le condizioni di base? Che ci sia pace, pace nel mondo, pace nella nostra Europa. Noi siamo riusciti a vivere meglio e in Europa non ci sono state guerre quando l'Europa ha fatto l'Europa, quando è stata insieme, quando ha superato le differenze, le divisioni. Sento un vento antisemita che spira forte in Europa, sento che c'è meno Europa e che ognuno pensa a guardare i propri interessi con un nazionalismo dilagante e crescente. E allora dobbiamo dire con forza che la Toscana vuole fare la sua parte per non avere un'Europa più forte, per avere un'Europa di pace. E secondo me è stata una scelta molto felice viverlo qui al memoriale di Auschwitz, su cui dal 25 luglio dell'anno scorso ricorrevano gli 80 anni della cacciata di Mussolini dal ruolo che lo portò in modo devastante a tutto il male che l'Italia ha vissuto con i nazifascisti, le deportazioni, le uccisioni degli ebrei, 6 milioni e mezzo di persone scomparse nei campi di concentramento e di sterminio. Auschwitz c'era e stava passando in qualche modo con scarsa manutenzione a un livello di progressiva consunzione memoriale. L'abbiamo portato qua a Firenze, 3 milioni di euro, l'acquisto, la ristrutturazione dei locali, l'immissione di tutte queste immagini, e quindi oggi va fatto conoscere. La regione di 3 milioni ci ha messo 2 milioni e mezzo e qui possono venire le scolaresche, tutti i cittadini, rendersi conto con suggestioni e emozioni dati dalle foto, dai documenti, ma anche dalla multimedialità di questo ambiente, di quale è stato il dramma che nella Seconda Guerra Mondiale ha portato i nazifascisti alla distruzione etnica da un lato degli ebrei, ma dall'altro dei dissidenti politici, dei rom, degli omosessuali, dei disabili. Insomma, la memoria perché non accada mai più.
Sì, è il dovere della memoria, l'impegno delle istituzioni, della Toscana, del Consiglio regionale di fermarsi, ricordare quello che è successo per non dimenticare, ma soprattutto per attualizzare rispetto alla dimensione dell'uomo, della persona, al valore della persona. Se pensiamo in queste ore a quello che sta accadendo in Medio Oriente, alle guerre che sconvolgono l'Europa e a quanto è successo, abbiamo visto ognuno di noi le immagini di Ilaria Salis in Ungheria, una situazione che denota massima attenzione, sembra che l'uomo non dimentichi mai, e anzi dimentichi, e noi invece non vogliamo dimenticare, rispetto della persona, rispetto dei diritti, e credo che serva sempre tenere alta l'asticella dell'attenzione. La Toscana ha questo compito, ha questo dovere, ha un impegno morale, e credo che insomma oggi fare un consiglio regionale, fermarsi in questo luogo, simbolo di un ricordo importante che dentro di noi deve anche sempre tenere alta l'asticella, diciamo, del rispetto dei valori umani, e bisogna provare a fare uno scatto in avanti e fare in modo che insomma l'Europa, il nostro continente, dimentichi quella stagione, che non si ripercuota più quanto successo con l'Olocausto e soprattutto con lo sterminio di tante persone innocenti. Abbiamo scelto di trovarci al Memoriale Italiano della Deportazione di Firenze, un luogo sicuramente emblematico dove possiamo sicuramente portare avanti l'obiettivo della memoria, di una memoria viva, di una memoria accesa, perché quei fatti, le deportazioni, le torture, la Shoah non abbiano più a ripetersi. È una iniziativa, quella della giornata della memoria, che ricorre tutti gli anni ma che dovrebbe esserci in realtà tutti i giorni, perché fatti così terribili devono essere di monito verso un futuro che sia invece sereno, sia un futuro di pace. Pace, una parola quanto mai importante ed attuale. Nei giorni scorsi sono stato a scuola a Cortona, nella mia Cortona, a portare copie dell'inserto della Nazione che si riferisce alla pubblicazione del Consiglio regionale Chi salva una vita in memoria dei giusti toscani. Anche in Toscana ci sono stati dei giusti che hanno salvato delle vite, che hanno rischiato la propria vita per salvare altre vite. Noi dobbiamo riconoscere la genesi dei segni del male, no? Perché ad Auschwitz è il punto finale, ma si arriva ad Auschwitz sempre con delle tappe di preparazione che possono portare al male estremo. E oggi noi viviamo in un mondo estremamente pericoloso, perché abbiamo la Cina che vuole invadere Taiwan, la Russia che ha invaso l'Ucraina, la Corea che vuole del Nord che vuole invadere la Corea del Sud, le guerre in Medio Oriente, abbiamo attacchi alla democrazia, non sappiamo come andranno le elezioni americane. C'è una situazione, credo, molto differente da quello che era prima, perché prima noi avevamo un'idea in sostanza di una pacificazione del mondo dopo l'89, pensavamo che finissero le guerre, che ci fosse la collaborazione internazionale, che la globalizzazione facesse diventare tutti amici, no? Invece oggi ci sono nel mondo grandi segni del male. Quindi oggi il problema, anche quando si fa la giornata della memoria, è di pensare il passato guardando al presente, no? Perché il passato serve al presente, perché se non serve... E oggi io credo che noi dobbiamo lanciare un messaggio non solo alla politica, ma soprattutto ai cittadini, alle persone comuni, ai giovani, agli insegnanti, agli educatori, un messaggio affinché ognuno si prenda delle responsabilità in questa crisi che c'è oggi. Ed è per questo un po' che in tutti questi anni la mia fondazione, ma in realtà è una specie di missione italiana, è quello di creare questi giardini dei giusti in tutte le città, non solo in Italia, anche all'estero, per mostrare, diciamo, le persone che si assumono una responsabilità, mostrare le figure dei giusti come esempio morale per le persone, cioè i giusti, diciamo, servono per educare anche gli altri a fare qualche cosa. Anche se il mondo va in una cattiva direzione, qualsiasi persona
potrebbe ingranare un ingranaggio perché il mondo vada in una buona direzione. Una città come Firenze, che è visitata da milioni di turisti da tutto il mondo, è una città di cultura, è la città della storia italiana, allora merita di avere un grande giardino dei giusti esattamente come questo memoriale. E a proposito di memoria e di celebrazioni, il Consiglio regionale ha dato l'ok per fondi fino a 400.000 euro complessivi per l'80° anniversario della liberazione d'Italia. L'ok è arrivato a maggioranza dall'aula di Palazzo del Pegaso. Il Consiglio regionale stanzia 300.000 euro, finanziati con l'avanzo di bilancio, agli istituti e alle realtà territoriali che organizzeranno le celebrazioni in ricordo della Resistenza per l'80° anniversario della liberazione. L'atto, approvato a maggioranza dall'Assemblea Toscana su proposta dell'Ufficio di Presidenza, prevede inoltre che lo stesso ufficio possa stabilire interventi di propria iniziativa per le celebrazioni, individuandone il relativo finanziamento per il 2024 fino ad un massimo complessivo di 100.000 euro. Noi crediamo che oggi come non mai sia indispensabile fare un lavoro di conoscenza della storia e di custodia della memoria, perché la cosa più pericolosa non è la cattiveria oggi, la cosa più pericolosa è l'ignoranza, lo è stato in passato, e se oggi possiamo dire di non aver assistito in questi 80 anni a niente di simile, beh, devo dire siamo stati anche fortunati, c'è da che essere ottimisti, perché gli elementi di salvaguardia, le barriere contro questo male strisciante, banale, come è stato definito anche da menti illuminate nel Novecento, un male che è nato più dalla mancanza di pensiero che dell'adesione consapevole a una dinamica malevola e cattiva. Ecco, noi dobbiamo proteggere i nostri cittadini, soprattutto i più giovani, dall'ignoranza. I fatti di Milano di questi giorni lo testimoniano, ce n'è ancora bisogno. Si usano a sproposito parole, slogan, formule, nomi, senza collegare l'esatto contesto in cui quei nomi, quelle hanno operato, quei fenomeni si sono sviluppati e sono cresciuti. La scritta Viva Hitler sul murale di Milano è una spia importante di questo. Ecco, allora il Consiglio regionale della Toscana con i suoi mezzi ha deciso di investire su quei valori che sono anche alla base del nostro statuto regionale all'articolo 3. Questa è un'istituzione che si riconosce in quei valori, per questo devo dire che stupisce l'astensione di tanti consiglieri, perché non stiamo parlando di una priorità come le altre, di una cosa buona tra le altre, stiamo parlando di valori che costituiscono l'identità di questa istituzione, di cui essi fanno parte. Ecco, mi sarei aspettata davvero un'adesione corale, unanime a questa proposta di legge. Non c'è stato il nostro voto favorevole, ma non perché non siamo favorevoli a questa ricorrenza, anzi, ai giorni d'oggi, con tutto quello che succede in giro, ancora di più c'è bisogno di queste commemorazioni, perché noi volevamo che tutti i soldi dell'avanzo del Consiglio fossero utilizzati per l'alluvione e che per l'80° anniversario eccetera si ricorresse alla festa della Toscana. Avrebbero avuto gli stessi soldi con un altro tipo di finanziamento. Questo non è stato, allora ci siamo astenuti sugli 80 anni della liberazione e abbiamo votato favorevole per i soldi dati per l'alluvione, perché riguardano, diciamo, le biblioteche, i teatri, tutte quelle zone dove le persone si ritrovano e quindi sono importanti per la loro memoria, per la loro identità e per la loro storia. Questi dunque i temi principali della puntata della Voce del Consiglio dedicata alla memoria, per non dimenticare l'orrore di tutte le guerre. L'appuntamento ovviamente è sempre su RTV 38 per la prossima settimana con un altro appuntamento con la Voce del Consiglio. È davvero tutto, grazie per averci seguito e buon proseguimento. Arrivederci.